Ciao ragazzi, ben ritornati sul canale. Scusate la voce nasale, ma sono ultra stra raffreddata. Potrebbe scapparmi qualche lacrimuccia durante il video. Sono veramente combinata malissimo, ma vi registro lo stesso questo video perché la prossima settimana sarà un inferno, quindi penso ci si vedrebbe direttamente a Natale, forse. Quindi non vi registro un video, vedete, vi stanno cominciando a lacrimare gli occhi, ma ve ne registro due. Perché quello che andremo a preparare oggi sarà funzionale per la realizzazione di questo altro prodotto. Non so chi di voi se lo ricorda e non vi dico che cos'è, però ci sarà. E il prodotto che andiamo a realizzare oggi, che è l'acido ialuronico, il gel di acido ialuronico, e mi ripromettevo di farvi vedere come si realizza da sempre, solo che ogni volta mi sfuggivo oppure lo dovevo fare e non avevo il tempo per registrare, quindi. Prima di realizzare questo prodotto, dato che mi era finito, l'ho rifatto e con la scusa ve l'ho fatto vedere. Ho deciso di fare due video a parte perché si tratta di un prodotto che può anche essere utilizzato da solo. Come sapete, l'acido ialuronico è un attivo potentissimo, idratantissimo, che oggi costa un po' di meno, ma in passato, quando diciamo uscì sul mercato tanti tanti anni fa, era considerato come, non lo so, la chiave di volta della bellezza. Ed è, cioè, non fa miracoli, attenzione, però è davvero un prodotto ottimo. È davvero un prodotto che leviga istantaneamente la pelle, che dà quell'effetto di turgidità, di tensione, che è adattissimo alle pelli mature. Però se lo utilizzate da giovani, diciamo anche da ragazze, non succede assolutamente nulla, non invecchiate prima, non è vero, assolutamente non è vero, non fatevi mettere in testa determinate cose. Questo è il mio gel di acido ialuronico. E come vedete è quasi finito perché ho realizzato questo prodotto, ne ho fatto un bel po'. E anche perché, diciamo, poi io lo vado distribuendo un po' alla mamma, un po' alla nonna. Ogni volta che lo faccio, tutti sono tipo: Gaia, dammi un po' di acido ialuronico, tipo Homer con la bava, no? E quindi io lo distribuisco un po' a tutti. È semplicissimo da realizzare in casa, vi occorre soltanto la polvere di sodio ialuronato, la trovate in tutti i negozi online di materie prime cosmetiche e possibilmente potreste anche farvelo ordinare in farmacia, però io non so a quanto ve lo vendono in farmacia. Quello che vi consiglio, e ve lo dico fino allo sfinimento da 5 anni, fate un ordine di materie prime. Veramente non potete pensare di farvi un cosmetico veramente efficace, veramente buono, con soltanto i prodotti della dispensa. Quello si può fare per gli impacchi per i capelli, per qualche rimedio fatto in casa, quello sì, ma se volete fare un buon prodotto, fate un ordine di materie prime, spendete la prima volta 50-60 euro che vi potranno sembrare chissà quanto, ma un prodotto cosmetico davvero buono costa tanto ed è uno e sono 50 ml, 100 ml. Voi fate un ordine, vi fate un mare di cose a casa e poi andate semplicemente integrando con qualche euro in più. Quindi il primo grosso ordine può anche costarvi 100 euro, dopodiché spenderete 30, 40, 30. 40, io non vado quasi mai al di sopra di queste cifre, anche se ordino attivi potentissimi. Quindi chiusa parentesi, scusate, oggi sono un po' presa da questo raffreddore, quindi mi sto perdendo dove ero giunta. So che mi vorreste aiutare da casa, ma io non vi posso sentire. Comunque, cambiando discorso, è davvero semplicissimo. Ah, ecco, vi occorre qua soltanto questa polvere e vi sembrerà cara, però con 1 grammo ne fate 100 ml, quindi dovete farvi questa proporzione, vi costa pochissimo. E il conservante e le cartine per il pH, non vi occorre nient'altro. Quindi se volete avere il vostro boccettone di acido ialuronico puro all'1% in casa, vi basta soltanto avere questi tre ingredienti, cioè davvero semplicissimo. E potete anche utilizzare un'acqua, diciamo, pregiata, tipo un'acqua di rose, un'acqua di amamelide, potete poi arricchirlo, ma questo ve lo farò vedere in questa ricetta. E vi vengono dei prodotti ottimi, davvero ottimi. Quindi vi faccio vedere come lo potete realizzare in casa. Magari all'inizio del video vi scrivo quando inizia il procedimento perché mi sto perdendo a parlare. È davvero semplicissimo. Poi tra qualche giorno, penso proprio 2 o 3 giorni al massimo da dopo l'uscita di questo video, vi farò vedere la ricetta di questo, perché ora che è domenica viene mia nonna, che
che ha 92 anni, la mia nonnina, e vi farò vedere l'applicazione sul suo viso. Non so se si farà riprendere, sinceramente, perché molto, diciamo, si vergogna molto. Però vi farò in caso uno zoom proprio su una parte del suo viso, così vi faccio vedere l'effetto istantaneo che ha questo prodotto. Poi ce ne sarebbe anche un altro, ma è davvero troppo complesso e ha dei difetti, quindi ancora io non ve lo faccio. Però questo è veramente ottimo, un ottimo antirughe. Quindi comunque siamo qui per l'acido ialuronico, quindi vi lascio subito al procedimento per la realizzazione di questo fantastico ingrediente cosmetico e prodotto che potete utilizzare in casa e che tutti potete realizzare. Innanzitutto vi servirà la polvere di sodio ialuronato, che trovate in tutti i negozi che vendono materie prime cosmetiche, ma potreste vedere anche se lo vendono in farmacia, ma io vi consiglio di acquistarlo online che pagate meno. Ne vado a realizzare 100 ml, quindi peso 1 grammo di sodio ialuronato, perché all'1% significa che all'interno di 100 grammi ci va 1 grammo di questa polvere e viene abbastanza denso. Se aumentate la percentuale viene un prodotto troppo denso, e una volta tanti anni fa provai a farlo al 2 è venuto una marmellata, quindi no, provate all'1%, non aumentate questa percentuale. Quindi poi andate a pesare l'acqua, che ovviamente sarà sottratta, diciamo, dal sodio ialuronato e dal conservante, quindi andremo a 98,3,4 circa. Poi versate a pioggia la polvere, cercate di distribuirla bene e lasciate riposare il tutto per farlo idratare almeno un 6-8 ore, quindi io vi consiglio di lasciarlo tutta la notte, quindi lo coprite con la pellicola. E già, come vedrete, dopo qualche ora sarà completamente idratato, però voi lasciatelo tutta la notte che è meglio, non toccatelo, non mescolatelo, lasciatelo stare così, è davvero semplicissimo. Dopodiché il giorno dopo, come vedrete, è completamente trasparente, è molto denso, completamente idratato, semplicissimo, però logicamente dovete inserire il conservante. Io in questo momento sto utilizzando il Salvacosm, ma va bene qualunque altro tipo di conservante voi abbiate, seguite la sua scheda tecnica. Se cambia la percentuale, ovviamente la togliete dall'acqua, la parte eccedente, mescolate per bene perché è molto molto denso. Se ci sono bollicine non vi preoccupate perché se ne vanno via. Dopodiché conservate in un contenitore ultra pulito. Questo è quello che io utilizzo sempre per il sodio ialuronato, lo conoscete ormai penso tutti quanti a memoria, è davvero semplicissimo e lo potete già utilizzare così. Ricordatevi che è termolabile, quindi è un attivo che soffre il calore, dovete metterlo a freddo. Ho dimenticato di dirvi che ho misurato il pH, uno di voi ve l'aveva fatto notare, perché al di sopra del 7 alcuni conservanti non funzionano, quindi grazie della dritta. Questo però era a 6, quindi il conservante ha funzionato. Quindi questo è tutto, spero che lo facciate. Un bacione e alla prossima. Ciao!